Ho visto un ragazzo che sanguinava e con il setto nasale rotto, poco lontano da qui, 10 contro 1, ha coltellato il ragazzo. Un ragazzino è venuto qui in pizzeria perché era stato picchiato da un altro coetaneo. 5 feriti al pronto soccorso, i ristoratori sono stati i primi testimoni, ragazzini fuori controllo che aggrediscono i loro coetanei. Hanno 15-17 anni, provocano e cercano la rissa, rubano pochi euro e scappano. E sabato scorso sulle mura di Grosseto uno di loro ha tirato fuori un coltello. C'è chi le chiama bravate da bulli, che però degenerano in violenza, reato, creano allarme sociale tra chi vive nelle strade della Movida, dove la notte rimbombano musica e urla. Ecco cosa ne pensa Antonio, 17 anni. Sono ragazzi presi da non so cosa, si sentono di fare più grossi degli altri, vanno a rompere il c***o. Secondo me è solo tipo una moda temporanea, poi cambierà. La moda temporanea esprime rabbia e solitudine, forse accentuati dalla pandemia. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, riunito dalla prefetta Paola Berardino, ha deciso di promuovere una campagna di ascolto tra i ragazzi e di rafforzare i controlli nel fine settimana. Sono sicuramente episodi che mettono in allarme, dobbiamo cercare di arginarli quanto prima. Abbiamo suddiviso il centro città in più zone di interesse. In queste zone concentreremo i nostri sforzi con dei servizi congiunti, soprattutto nel fine settimana. I carabinieri hanno identificato due degli aggressori. La punizione l'ha decisa il Tribunale dei Minori. Dalle 22 alle 6 non potranno uscire di casa e le famiglie dovranno riflettere, ci spiega lo psicologo Umberto Paioletti. Questi ragazzi non sono orfani, questi ragazzi hanno una famiglia. La famiglia dovrebbe avere il compito di accompagnare i ragazzi nella crescita e anche nella vigilanza di ciò che fanno.